Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ieri sera sul tardi vi ho pubblicato la live che abbiamo registrato insieme nel pomeriggio in cui rispondo alle domande. Chiedo scusa perché l'orario non è stato dei migliori e anche le notizie poi non erano più freschissime perché è successo qualcosa nel mezzo di cui avevamo anche parlato. Qualcuno una volta pubblicato live giustamente mi ha detto guarda che non è più così perché è successo questo. Sto cercando di trovare una soluzione alternativa per cercare di caricare molto prima i video che vengono registrati, adesso vedrò di tagliuzzare un po' la live e invece che caricarvi 50 minuti, 55 minuti come ieri, magari vi faccio 2-3 video da una ventina di minuti l'una, 17-18 minuti, per far prima a renderizzare, caricare e YouTube soprattutto a elaborare il video, ma queste sono cose mie, sono una piccola informazione di servizio per voi. Buon sabato, ci sono degli aggiornamenti, tanto Molina verso l'Atletico Madrid, quindi un giocatore che era stato molto vicino alla Juventus, cioè molto vicino alla Juventus, era stato molto chiacchierato in ambito Juventus, sembrava potesse essere il giocatore giusto per arrivare alla corte della vecchia signora in questa sessione di mercato per migliorare la corsia destra, un reparto dove la Juventus veramente da anni non va a investire. L'ultimo vero investimento era stato quello per Cancelo, che se poi vogliamo è stato scambiato per Danilo, quindi se vogliamo pure Danilo, ma Danilo proprio l'altro giorno ha compiuto 31 anni e quindi ci sarà da fare un bel lifting su quella fascia nella prossima stagione. Potrei fare lo stesso discorso per quella sinistra, su quella sinistra è ancora peggio la situazione perché sì, a livello temporale l'ultimo acquisto sulla fascia sinistra è stato Cambiaso, che però è in prestito al Bologna e che tornerà l'anno prossimo. Se andiamo ancora più indietro possiamo aggiungere Pellegrini, ma era il discorso con Spinazzola, sempre uno scambio, e anche lì un po' il discorso di Danilo. L'ultimo terzino sinistro vero acquistato dalla Juventus è stato Alexandro, ma qua andiamo indietro di tantissimi anni e l'anno prossimo andrà in scadenza addirittura dopo un rinnovo. Per farvi capire un attimo di quello di cui stiamo parlando, era la stagione 2015-2016, quindi l'estate del 2015, 7 anni fa. Dopo 8 anni l'anno prossimo la Juventus potrebbe tornare sul mercato per acquistare un terzino sinistro. Sui terzini veramente è vero, non ci sono chissà quali nomi, però la Juventus sembra dare sempre poca importanza al reparto, cerca sempre di fare con quello che ha in casa, con quello che c'è in giro. Una cosa che abbiamo detto tante volte non è proprio fantastica, anche perché i terzini nel calcio di oggi svolgono un ruolo fondamentale, dato che devono sempre accompagnare l'azione, essere in fase offensiva tanto quanto in quella difensiva, e quindi servono giocatori di qualità, di corsa, di quantità, serve veramente un bel giocatore. Molina non sarà appunto per la Juve, un giocatore che aveva fatto davvero molto bene quest'anno all'Udinese, titolare della nazionale argentina, gioca sulla destra, con Di Maria avrebbe formato una buona catena di destra, non sarà così, o almeno non per questa stagione, poi magari l'anno prossimo Di Maria rinnova il contratto per un altro anno e Molina dall'Atletico passa alla Juve, ma qua siamo completamente nel campo delle illazioni, quindi non sarà un nome molto probabilmente per questa sessione di mercato della Juventus. E attenzione che potrebbe non essere un giocatore della Juventus neppure Matthijs de Ligt. Perché? Perché da ieri sera circola con insistenza una voce che vorrebbe De Ligt a un passo dall'addio. Un accordo trovato col Bayern Monaco sulla base di 10-12 milioni di euro l'anno, quindi sicuramente uno stipendio molto importante, simile a quello che percepisce a Torino. Oggi prende 8 più 2, quindi addirittura un aumento dello stipendio per il giocatore. E la possibilità da parte del Bayern Monaco di sborsare una cifra vicino agli 80 milioni di euro più eventuali bonus, addirittura si legge 20, di fronte a un'offerta di 80 più 20 di bonus, ragazzi, lascerei andare De Ligt al 100% perché cifre simili per un difensore centrale non si sono mai viste ed è folle pensare di poterlo trattenere se arriva effettivamente un'offerta di questo tipo. E la Juventus stessa l'ha già detto tante volte, bisogna alzarsi soddisfatti in tre dal tavolo, non ha mai ribadito l'incedibilità di De Ligt, lo stesso Allegri ha detto se partirà arriverà qualcuno a sostituirlo di livello, 80 più 20 è decisamente un'offerta che fa gola a tutti, probabilmente ad oggi un difensore che non viene ceduto a 80 più 20 non c'è e quindi anche De Ligt deve seguire questo corso. Il punto è che appunto De Ligt verrebbe ceduto per via dell'apertura da parte del Bayern Monaco alla cessione di Robert Lewandowski al Barcellona e quindi dopo il Bayern dovrebbe secondo me andare anche a cercare un attaccante, almeno che non voglia giocare con Sadio Mané prima punta come ha fatto il Liverpool, però secondo me passare da Lewandowski, centravanti vero, vero e proprio centravanti, forse uno dei migliori degli ultimi anni insieme a Benzema, Suarez e quelli che hanno fatto la storia comunque in Europa, a Mané, che è un giocatore fortissimo, ma di professione non è un centravanti, beh, secondo me
un po' di differenza inizia a esserci. Fatto sta che poi la Juventus quindi potrebbe buttarsi a capofitto sul mercato per andare a prendere un difensore. Ma chi? Perché Koulibaly, già partito direzione Chelsea, salutato Napoli, ufficializzato dal Napoli, bla bla bla. Bremer era uno dei nomi, ed era proprio questo che ieri nella live si parlava. Bremer è un nome per il post d'élite, eventualmente in caso di partenza. Si dice che lunedì Bremer e l'Inter avranno l'incontro decisivo per chiudere la trattativa. Ieri si parlava di offerta bla 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 della Juventus che superava quella dell'Inter, e io vi dicevo, ragazzi, ma offerta di cosa? Al massimo c'è l'intenzione della Juve di provare a inserirsi nella trattativa, ma non c'è un'offerta della Juventus per Bremer, almeno non è mai stata raccontata. Quella dell'Inter sì, era conosciutissima, si sapeva da tempo, addirittura Bremer ha rinnovato l'anno scorso il contratto con la promessa da parte di Cairo di farlo partire per una squadra a sua scelta, a patto che poi venga presentata l'offerta giusta al Toro per non lasciarlo partire a parametro zero. L'offerta dell'Inter è molto buona perché si parla di 35 milioni di euro più bonus più un giocatore, immagino un giovane dell'Inter che io in questo momento non conosco, quindi insomma un'offerta fatta bene per un giocatore molto forte, che ha dimostrato di essere molto forte soprattutto nella passata stagione, dove è stato premiato con l'MVP, miglior difensore della Serie A. Ed è ovvio che Bremer e Koulibaly erano i due nomi principali per il post d'élite. Ora vedremo se sarà davvero Pau Torres il big nome lì di dietro, anche perché Kimpembe, che era stato un altro di quelli messi nel calderone, sembra essere stato avvicinato pure lui dal Chelsea, che sta veramente rifacendo la retroguardia. Dopo Koulibaly si sta trattando Kimpembe, si sta trattando pure Ake del Manchester City. Chelsea non bada mai a spese, ma sappiamo che in Premier ci sono parametri, canoni differenti, anche appeal differenti, e noi invece siamo qui che cediamo il nostro miglior difensore, anche forse l'unico di prospettiva vera e propria europea, anzi senza forse, che abbiamo in rosa, con la speranza che Gatti possa diventare un giocatore importante per la Juve. Ora però serve un sostituto degno di De Ligt, e secondo me non solo, serve anche un altro difensore al posto di Rugani di livello per farsi una stagione tranquilla, perché secondo me poi con Bonucci che inizia a avere i suoi anni e con questo sostituto di De Ligt che non sai ancora chi è, e con Gatti che è tutta un'incognita, è un rischio tenere pure Rugani in rol. Vediamo se la Juventus seguirà il mio consiglio oppure no. E attenzione, perché nella serata ieri sera Sky, Gianluca Di Marzio riporta nuovamente il nome di Alvaro Morata in orbita Juventus, e dice il vice Vlahovic scelto da Allegri sarebbe appunto Alvaro Morata. Io voglio tantissimo bene ad Alvaro Morata, lo sapete benissimo quanto sono legato ad Alvaro Morata, giocatore che mi ha fatto veramente sognare negli anni della Juventus, soprattutto nella primissima stagione nella quale ha vestito bianconero. Però io credo che il ritorno di Morata ad oggi debba venire soltanto a cifre davvero irrinunciabili, e si parla di al massimo 15 milioni di euro per il cartellino di Alvaro Morata, quindi l'acquisto a titolo definitivo. Non si può tornare per la terza volta su Alvaro Morata, un terzo arrivo, un secondo ritorno di Alvaro Morata, cercando di andare a pagarlo tanti soldi, cercando di andare ancora una volta in prestito, di non pagare troppo il cartellino. Se si prenderà Morata, e non sono assolutamente contro l'arrivo di Morata, voglio che però venga presa una decisione. Si acquista il calciatore, si acquista con quella cifra, perché noi stiamo continuando a prendere Morata in leasing, un po' come una macchina, senza averlo mai. Ma anche lo stesso calciatore, poverino, ma come potrebbe sentirsi? Quindi la Juve vuole Morata, Allegri vuole Morata, ok, prendetelo, a patto che non si spenda più di 15 milioni di euro, perché è un classe 92, un giocatore che abbiamo già visto non avere chissà quale mercato. L'Atletico Madrid non vuol far minusvalenza, sono d'accordo, capisco, nessuno vuol far minusvalenza, però arrivi a un certo punto in cui i giocatori sono quelli lì, non lo vuoi più, non è più parte del tuo progetto, e allora significa che è un esubero nella tua rosa, e allora devi anche fare di necessità virtù e accettare il fatto che tu lo debba andare a svendere, a prendere, a guadagnare quello meno di quello che avevi preso all'epoca. Anche perché se lo cedi oggi la Juve a 15 milioni di euro, aggiungi 20 del prestito, sono 35 milioni di euro di cartellino di Alvaro Morata in totale, che la Juventus andrebbe a riconoscere all'Atletico, perché poi le ultime due stagioni le ha giocate da noi, le prossime le giocherebbe da noi. L'Atletico l'ha pagato 60, ora non mi ricordo la cifra esatta, mi dispiace per loro, a fare loro, hanno sbagliato l'investimento.
non è che noi possiamo offrirne altri 30 per fare un favore all'Atletico, per farli arrivare a 50 così e non fa minusvalenza, non mi interessa, semplicemente sono affaracci loro, quindi nome di Morata è un po' così, spero assolutamente che però possa arrivare eventualmente per una cifra presto di saldo irrinunciabile, che dici dai lo faccio perché tanto piuttosto che prendere Arnautovic o Simeone a 15 milioni di euro prendo Alvaro Morata. Fatemi sapere un po' se l'ha pensata allo stesso modo, aspetto i vostri commenti qui sotto, vediamo se succede qualcosa nella giornata di domani, ma di solito la domenica tutto un po' più tranquillo.